Oggi andiamo a fare due esercizi, un esercizio che serve per attivare gli ischi, quindi i glutei, e uno per stabilizzare il tronco attivando il transverso. Ci andiamo a sdraiare sempre con un cuscino sotto la testa e una palla o un cuscino. Mettiamo la palla in mezzo alle cosce, braccia lunghe vicino al corpo e andiamo a inspirare. Buttando fuori l'aria, la prima cosa che si attiva, si chiudono, sono i ischi. Vado su una vertebra dopo l'altra in questa posizione, inspiri. Buttando fuori l'aria cerco di rilassare una vertebra dopo l'altra per ritornare giù al pavimento. In questo secondo esercizio non abbiamo più la palla in mezzo alle gambe, andiamo a utilizzare la respirazione, quindi inspiriamo. Buttando fuori l'aria chiudo prima le costole, faccio cadere l'ombelico e vado a staccare la gamba a tavolino. Inspiriamo fermi con la gamba e buttando fuori l'aria prima chiudo le costole, tengo l'ombelico indietro, riporto giù la gamba e questo esercizio della staccare il ginocchio lo possiamo fare 10 volte per gamba. Un altro esercizio che possiamo fare è staccare tutte e due le gambe utilizzando la respirazione, buttando fuori l'aria, chiudo le costole, inclino poco e ritorno e cambio e ritorno. Ripeto questo esercizio ancora 10 volte per gamba. E ora, per idratarci dopo gli esercizi, beviamoci una sana spremuta. Ovviamente con misura stevia, il dolcificante di origine naturale a 0 calorie. E la prossima settimana, a te ci penso io.